lunedì sì e un lunedì no, alle 15 è tempo di Chiedi chi era, la rubrica per parlare di storia del cinema insieme a voi. Spero insieme a voi, cioè spero che ci sia qualcuno che poi guarda effettivamente questo video. Questa settimana voglio parlare di un regista il cui ultimo film è nelle sale da poco, da qualche settimana, e vi metto qui la recensione perché ne ho parlato dall'ultima mostra del cinema di Venezia, ed è uno dei registi italiani più importanti e uno dei registi che è più riuscito a creare atmosfere oniriche ed addentrarsi nei meandri della psiche umana. Chi è Marco Bellocchio? Marco Bellocchio è un regista, soprattutto, e anche sceneggiatore e produttore italiano, nato a Bobbio, in provincia di Piacenza, il 9 novembre del 1939. In carriera ha vinto 4 premi al Festival di Berlino, 1 al Festival di Cannes, 10 alla Mostra del Cinema di Venezia, poi 3 Davidi di Donatello, di cui 1 alla carriera, e 5 Nastri d'Argento. La sua istruzione è saldamente legata alle tradizioni borghesi, e tutto questo sarà fondamentale poi per l'evoluzione del suo cinema. Da piccolo studia dai Salesiani, fa, come dire, tutta la carriera studentesca vicino alle istituzioni religiose, e poi andrà all'università. Ma un po' la ribellione a questo tipo di istituzioni, a questo tipo di modi di educare, un po' l'amore per il cinema che ha scoperto nei cinema di Bobbio, lo portano a lasciare gli studi, ad andare a Roma al centro sperimentale. Qui si diploma in regia anche sotto i consigli di Andrea Camilleri e Michelangelo Antonioni, e poi comincerà a lavorare su cortometraggi e documentari, come sempre del resto, e poi decide di tornarsene a Bobbio. Bobbio e Roma sono il cuore del suo cinema. Nel suo ultimo film, appunto, Sangue del mio sangue, dirà: Bobbio è il mondo, farà dire da Erritzka questa frase. Quindi qui a Bobbio dirige il suo primo film, con cui esordisce col botto, tra l'altro, i pugni in tasca. Il suo cinema vive appunto di questa forma di ribellione alle forme borghesi, forme sociali e politiche, ma anche forme filmiche, forme cinematografiche. Tant'è che soprattutto nei suoi primi due film, Pugni in tasca e La Cina è vicina, il faro che illuminerà il suo cinema, e quindi in parte anche per i film successivi, sarà quello di Jean-Luc Godard. Il suo cinema è nella fusione tra i bersagli politici, più o meno, che si prefigge di colpire, e anche una costruzione stilistica sempre più complessa. Va detto però che per arrivare a compimento ci metterà davvero tanti anni. Perché nei primi anni, visto le sue passioni politiche, le sue frequentazioni politiche nell'ala della sinistra radicale, e il suo modo di vivere la realtà che lo circonda, estremamente difficile, riottoso, porteranno le necessità, le urgenze politiche, mettiamola così, di manifesto, ad avere la meglio sullo stile. Tutte le istituzioni della società borghese saranno i bersagli dei suoi film. La famiglia in primis, la scuola, i partiti politici e come dire, la democrazia occidentale, ma anche l'esercito, l'informazione, sono tutti elementi che vengono presi fin troppo a cuore, che a un certo punto, negli anni 70, cominciano a soffocare la sua capacità cinematografica e la sua capacità di creare delle immagini forti, di ribellarsi con lo stile, con il cinema. I suoi diventano film attesi, diventano appunto delle invettive più che dei film veri e propri. E negli anni 80 continua ancora questa involuzione, ma un'involuzione che in realtà avrà dei lati molto positivi. Perché se è vero che comincia a frequentare Massimo Fagioli, che è uno psicoanalista molto controverso e molto discusso, e a collaborare con lui nella scrittura dei suoi film, questo viaggio in un cinema sempre più contorto, sempre più involuto, sempre più oscuro, che non comunica mai con lo spettatore, che quasi vuole respingere lo spettatore a forza di parole troppo incomprensibili, criptiche, di immagini sempre più oscure, è importante, perché se la sua, come dire, la sua capacità cinematografica sembra andare persa, in realtà il lavoro che fa su se stesso è molto importante. Si sente la voglia di
abbandonare le, come dire, semplicemente le parole, le didascalie, le tesi e di andare a fondo nel suo animo per costruire immagini. I suoi film saranno probabilmente fallimentari in quella decade. Ma quando finisce la sua collaborazione, perlomeno cinematografica, con Fagioli, metà degli anni 90, si sente che questo lavoro ha avuto un suo senso. Si sente un rilancio verso il respiro del grande cinema. Dal 1996 più o meno potremmo segnare, cioè dal Principe di Homburg in poi, il suo cinema torna a respirare la sua voglia di creare immagini, di comunicare attraverso lo stile in modo pienamente cinematografico, torna e attraverso questo stile ritornare a parlare però in modo sempre più risolto, compiuto, di ampio respiro per l'appunto di attualità, di storia, di società, arrivando dopo 40 anni di carriera, a realizzare quello che forse era l'obiettivo iniziale della sua carriera. E quindi film che nell'ultima parte della sua carriera saranno sempre più belli, anche se molto discussi, è un regista che divide molto, ma credo che siano dei film veramente molto ricchi di emozioni, di sensazioni e di idee cinematografiche e idee di società, idee concettuali da esprimere, e a cui si affianca anche una ricchezza di vitalità culturale non indifferente, non solo i molti documentari che ha girato in questi anni, ma anche l'utilizzare la propria, come dire, il proprio potere, tra virgolette, dal punto di vista di creativo, per creare dei laboratori di cinema e un festival di cinema, per cercare di trasmettere qualcosa alle nuove generazioni che lo seguono, officine in cui creare cultura, soprattutto in cui creare rapporti fecondi tra visioni, tra idee di società, tra cinema, il lascito di un grande regista alla posterità, non solo con i suoi film. Arriviamo al momento dei tre film da consigliarvi, da vedere subito, di Marco Bellocchio. Ovviamente, se i film sono disponibili su YouTube, ve li metto qui sopra, così cliccate e li vedete. Se non sono disponibili su YouTube, vi metto sotto il link per poterli vedere in modo legale, ovviamente, oppure per poterli acquistare. Cominciamo, il suo esordio è già una bomba, un botto. 1965, I pugni in tasca, vincitore di un Nastro d'Argento e di un premio alla Mostra del Cinema di Venezia. È un film in cui già dall'inizio c'è tutto il Bellocchio che poi farà fatica a ritrovarci. È come se veramente, come dice anche Canova nella sua Garzantina, è come se quel primo proiettile avesse dato troppe aspettative. E forse in parte è vero, ma i pugni in tasca nel raccontare la famiglia borghese e la ribellione atroce, durissima, ma anche beffarda, anche satirica e sarcastica, ecco, la satira è un elemento che non sempre viene fatto notare nel cinema di Bellocchio, ma che è una costante di tutti i suoi film. Anche nei più cattivi, anche nei più duri, c'è una vena di umorismo beffardo che ribalta le carte in tavola molto spesso. E questo è interessante e si vede soprattutto nei primissimi film, come appunto questo I pugni in tasca e il successivo La Cina è vicina. Qui I pugni in tasca è tutto il malessere della generazione che creerà il 68, che vorrà veramente per la prima volta prendere a capocciate il mondo in cui vive, messo in scena con violenza, con durezza, anche con una maturità cinematografica incredibile, straordinaria, quasi indipendente dalle capacità stesse del regista. È un film veramente che è di una modernità impressionante anche oggi che sono passati 50 anni. 1975, 10 anni dopo, Matti da slegare, che è un progetto molto particolare, è un documentario che Bellocchio realizza con Silvano Agosti, e con i due sceneggiatori, che poi diventeranno due grandi sceneggiatori, Rugli e Petraglia, partendo da La rivoluzione di Franco Basaglia, uno psicoanalista, che disse: i manicomi sono delle prigioni, i manicomi devono essere aboliti, i matti, tra virgolette, devono essere recuperati in altro modo. Bene, Bellocchio e Agosti, Rugli e Petraglia vanno in giro per alcuni di questi manicomi a raccontare, e non solo, vanno in giro anche fuori dai manicomi a vedere come i matti, tra virgolette, vengono recuperati, e racconta le loro vite. È un documentario di osservazione in cui si riprende la vita, le parole di queste persone, di una grandissima dignità umana e di una forza cinematografica che trascende il mero utilizzo della macchina da presa, perché si sente e sa arrivare al cuore, all'anima delle persone. È un film di quelli che
allarga la mente perché fa pensare, fa riflettere su tante cose e allo stesso tempo pulisce lo sguardo da molte troppe scorie che ci sono state su quell'argomento in quegli anni e nei successivi. 2002, L'ora di religione, che poi è uno dei suoi film più famosi in assoluto. Un Davide Donatello, quattro Nastri d'Argento e un premio al Festival di Cannes. L'ora di religione è il film in cui veramente la rabbia di Bellocchio, i suoi bersagli arrivano a compimento in una forma puramente cinematografica. Non c'è l'urlo, non c'è il grottesco, non c'è l'eccesso, non c'è la voglia di farsi sentire a tutti i costi, ma c'è la capacità di dosare un discorso di grande forza e di grande lucidità in un modo straordinariamente cinematografico. C'è la scena del duello, è una delle più belle mai girate da Bellocchio. E nel raccontare le oppressioni della famiglia, le oppressioni della società e soprattutto le oppressioni della cultura religiosa in Italia, fa anche un grande affresco surreale di quello che è il nostro paese. Ecco, negli ultimi anni Bellocchio racconterà il nostro paese sempre trasfigurandolo con uno stile surreale, catturando i momenti onirici che invece sono i più atrocemente reali. Ecco, L'ora di religione in questo senso è una delle vette più alte del suo cinema, un grande Sergio Castellitto, è un cinema che sa fondere la potenza dello sguardo con anche però le necessità di un autore di parlare di sé e del mondo che lo circonda in maniera sempre più personale. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, quali sono i vostri film preferiti di Marco Bellocchio, sotto ovviamente nei commenti, ditemi i vostri film preferiti di questo regista e il prossimo video della rubrica invece parto sempre da un regista che ha un film in sala in questi giorni e di cui voglio però raccontarvi un po' la storia perché è un grande autore, Wim Wenders. Ciao a tutti!